E qual è il primo impegno che lei vuole, desidera che loro mantenessero? Battere la casta, senz'altro, senz'altro. Siamo stufi. C'è chi dice no, no alla casta, no alle bugie, no ai giochi sulla pelle della gente, no agli sprechi, no al sottosviluppo, no alla cultura della raccomandazione che rende schiavo un intero popolo. Mentre i politicanti si affannano per restare in sella e riprendersi intatti i loro privilegi, c'è una Messina in ginocchio e quella Messina senza futuro, perché senza presente, cerca un'altra strada. Cambiare in generale tutto, ovunque, ci vorrebbe in realtà comandare a casa senza dubbio i politici che già risultano essere stati condannati sicuramente in giudizi passati, appunto in fase definitiva, in giudicato, e proporre dei volti puliti soprattutto. Non apprezzo assolutamente, ho sempre seguito la politica, i sindacati e così via, e giudico scandaloso che a un certo punto ci siano delle alleanze fra personaggi politici che sino a 2-3 giorni fa addirittura erano su fronti opposti, si insultavano, si denunziavano a vicenda, e oggi francamente è molto squallido vederli a braccetto candidati insieme. Soprattutto in Sicilia, quando ci sono state anche tante accuse di mafia in relazione a determinati personaggi, accuse scagliate proprio da coloro che oggi li cercano come alleati. Questo francamente, uso un termine, è schifosamente inaccettabile. I ragazzi del Movimento 5 Stelle hanno allestito i banchetti a Piazza Cairoli per invitare i messinesi a presentare idee, suggerimenti, consigli, ma anche per criticare, insomma, per far qualcosa insieme per la propria città che amiamo tutti, ma solo se quest'amore non resta tra le mura di casa potrà riuscire a cambiare le cose. In tanti si sono avvicinati in una mattinata di domenica a Piazza Cairoli, che ha visto fianco a fianco i giovani 5 Stelle e i volontari degli Amici degli Animali, ragazzi che si impegnano in prima persona con un solo obiettivo: non andare via come stanno facendo i loro fratelli più grandi. Che suggerimento vorrebbe dare a questi ragazzi? Niente, di non essere come i loro genitori, diciamo. Perché e cioè? È un cambiamento. Essere sinceri, liberi, senza veramente per la meritocrazia, impegnarsi per la nazione. Quello che si dovrebbe fare normalmente in tutti gli stati liberi, diciamo. I loro genitori in che cosa hanno sbagliato principalmente? Hanno sbagliato nel ricercare ad ogni costo le proprie... come si dice, i propri interessi, soddisfare i propri interessi, a sistemare i propri figli, a sistemare la propria vita, la propria casa, le proprie cose, fino a quando poi queste cose qua si ripercuotono sull'andazzo generale. Allora, come funziona? Io arrivo qui, compilo questo modulo, cosa c'è scritto? Allora, questo è per dare dei suggerimenti sul programma, che quali sono i temi più importanti per i cittadini, su che cosa vogliono esprimere la loro preferenza all'interno del programma e cosa per loro è più importante a livello siciliano da aggiungere. E ci sono anche delle proposte, ad esempio puntare sul bike sharing oppure altro, che ognuno può aggiungere qualcosa? Certo, abbiamo anche un altro modulo dove ognuno può inserire delle singole iniziative, cioè delle singole proposte da inserire all'interno del programma, un punto saliente che secondo loro andrebbe affrontato all'interno del programma. Sono firmati? No, sono anonimi. E poi dove li mettete? Li mettete in quella cassettina? Vengono raccolti qui, li mettiamo da parte e poi li raccoglieremo tutti i risultati e vedremo un attimo come inserirli all'interno del programma. Quanti anni hai? Io 25. Che lavoro fai? Studente universitario. E che cosa, come lo immagini il tuo futuro e soprattutto dove? Non so se in Sicilia comunque o a Messina, però intanto sicuramente un'esperienza formativa fuori, probabilmente all'estero o nel resto d'Italia sicuramente ci sarà, sperando di poter subito dopo poter tornare in Sicilia e contribuire. Quindi se qui ci fossero le condizioni tu resteresti?
Sì, sicuramente, se ci fossero condizioni sì, sperando che, di poter anche contribuire a far sì che le condizioni possano esserci. Qual è la prima cosa che deve cambiare in Sicilia e a Messina per cambiare per voi? La prima cosa è difficile, ci sono tante cose, come ad esempio una cultura della legalità, del rispetto delle istituzioni e quindi di quello che è tutto ciò che ci circonda, quindi tutto ciò che è pubblico, quindi innanzitutto prima il bene pubblico e il rispetto di questo, e da qui poi nascerebbero una serie di rivoluzioni culturali che potrebbero portare sia noi a fare delle scelte anche poi politiche che quindi potrebbero riportare anche a una, come dire, cosiddetta crescita della Sicilia che si spera da tanti anni. Andrai a votare a ottobre? Sì, sicuramente sì. Ancora da chiarire qualche idea, però sicuramente sì, andrò a votare. A lei piacerebbe cambiare Messina, cambiare qualcosa di questa città, di questa regione? Perché no, se fanno le cose giuste là. E secondo lei che cos'è la cosa sbagliata che è stata fatta finora? Che mettono sempre le stesse, sempre gli stessi pensieri. La prima cosa che... No, non lo vado i soldi dei partiti, chi ancora ma votare? Non votate i soldi, no, non levate i soldi ai partiti. Quindi, vedi, tutta una cosa so. Che tu si roba, l'altro non è levato e l'altro si mangia. E cosa spera per il futuro? Niente, niente. Niente di buono. Voi state firmando questa petizione perché? Perché mettere comunque un'antenna senza alcuna sicurezza in un centro abitato è pericoloso. Cosa c'è che non le piace? Per favore. Della Sicilia, vieni. No, ci sono tante cose che non mi piacciono in Sicilia, però mettermi qua a elencarle, no, veramente. La prima. La mafia. Che cosa mi manca di più? Intanto il lavoro, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza su un futuro migliore. Ovviamente non ho tutta questa, diciamo, esperienza per quanto riguarda cosa cambierei nella mia città. Una cosa sicuro che cambierei è la classe politica, politici e tutto. Per quanto riguarda... Cioè lei cambierebbe le facce intanto? Sicuramente sì. Cosa l'ha delusa di questa politica? E cosa mi ha deluso? Un po' tutto perché non è stata, secondo me da molti anni... Non è stata curata bene questa città, non è stata seguita bene. Sono dei discorsi che si fanno che ognuno pensa per la propria tasca. C'è qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa più che ore sono. Ma lei quali servizi vorrebbe per sviluppare? Non bastano tre righe. Non bastano queste righe qua. Qual è la prima cosa che vorrebbe scrivere? Il primo servizio? Ce ne sono tantissimi. Qual è il primo? Il primo essenziale qual è? Parliamo di Messina? Parliamo di Messina, iniziamo da là. Città turistica? E forse voi non siete andati a Barcellona in Spagna? Panchine? E non ce ne sono per i turisti. Le fontane? E non ce ne sono. I mezzi pubblici, dove sono? Io ho visto dei turisti che si perdevano sulla cavalcavia, sembrano delle branchi. Non ci sono segnali stradali. Le tabelle queste qua, dove vede quelle tabelle là dove ci sono i palazzi, i quattro angoli? Si perdono perché non c'è la toponomastica. Poi cosa c'è? Non ci sono i pullman per fare visite. I pullman, poi parliamo anche delle persone qua che gestiscono i locali, ti staccano la testa a questi poveri turisti. Quindi quella è la prima cosa intanto. Cosa l'ha spinta a partecipare a dare le sue idee, a partecipare a questa iniziativa? No, così perché io so i problemi della mia città, quindi sono essenziali. Poi quanto riguarda i mezzi pubblici, dove sono? Dove sono gli autobus? Ditemi dove sono le fermate degli autobus, che ne prendo una. Forza, ditemi dove è un autobus. Non basta la fermata, ci vorrebbe pure il mezzo. Dove è un autobus? Ho visto che hanno fatto qua il treno. Qua in mezzo alla città, questo è un treno, questa è una ferrovia, che cos'è questa qua? Non c'è niente. Senta, ho visto che lei ha scritto quale nuova opera pubblica secondo lei è prioritario, togliere gli imbarchi a Messina città. Sì, questo sì. È la priorità assoluta. Sì, togliere, perché c'è già il porto. Io sono stato nei paesi del nord,
sono stato nel Baltico, sono stato a Vilnius, sono stato a Riga, a Tallinn, sono stato a Danzica, ma io non ho visto mai un porto che si insabbia. È la prima volta in vita mia, quindi che cavolo di struttura hanno fatto? Cioè, assurdo, completamente. Cosa non funziona a Messina? Tutto dal punto di vista animalista, randagismo, ovviamente cosa manca? Manca la disponibilità da parte di un sindaco di darsi da fare, ma tanto ormai è stato dimesso, di conseguenza non c'è più neanche questo problema. Mi auguro che il prossimo riesca ad affrontare le tematiche da un punto di vista del benessere animale, ma della considerazione del fatto che la città è invasa da randaggi, cani abbandonati, la maggior parte neanche più come dire, genericamente randagge, quindi lasciate, cagne patronali che partoriscono ogni 6 mesi. E quindi l'abbandono innanzitutto, l'unico modo per riuscire a combattere il randagismo è la microcippatura e la sterilizzazione. Io sto dando dei grandi suggerimenti. Per esempio, ho risposto che quali sono secondo i luoghi, gli edifici, gli spazi pubblici e gli eventi paesaggistici che caratterizzano il territorio di Messina e che andrebbero maggiormente curati e valorizzati. Ne ho messi svariati, tra cui Capo Peloro, che è un sito che potrebbe essere sfruttato in maniera, dal punto di vista turistico. I laghi di Ganzire altrettanto, facendo un porticciolo, per esempio, che c'è anche la possibilità di avere l'ingresso dal mare nel lago piccolo. La zona Falcata, un'altra zona abbandonata a se stessa che si presterebbe a cambierebbe la città. Dal punto di vista proprio geografico è bellissima, diciamo, è una zona nevralgica, una zona strategica che se fosse rivalutata. Lo spazio della fiera, che adesso ormai, insomma, per 15 giorni di mercatino che si fa l'anno, abbiamo uno spazio sottratto alla città che assieme alla passeggiata a mare potrebbe essere un altro luogo dove far sviluppare negozietti, artigianato, e portare tutta sta gente, sti croceristi che vengono a Messina e che non trovano niente. La via Don Blasco, fare la via, insomma, ce ne sarebbero di cose da fare. Questo è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio, tanto per dire qualcosa. E qua ti domandava per la raccolta differenziata, non siamo in condizioni di poterla fare perché mancano i contenitori proprio dove poter andare a fare questa raccolta. E manca anche la fase successiva, che è quella dello smaltimento. E vabbè, limitare il mezzo, il centro storico con dei mezzi elettrici, evitare, insomma, che. Quindi senza inquinare. Senza inquinare, incrementare il trasporto via mare, formare i giovani attraverso scuole mirate per lo sviluppo, insomma, del nostro artigianato, del turismo. Le idee ci sono, quindi, ma secondo lei perché non sono state realizzate? Cosa è venuto a mancare? In parte non sono state realizzate perché, diciamo, la storia dice che la classe politica proprio ha sfruttato questa situazione, cioè tenere, diciamo, il sud, io penso tutto, in una condizione di sottosviluppo, tra parentesi, per continuare a fare la solita politica, insomma, di assistenzialismo clientelare, alla fine, insomma, al momento poi delle elezioni, recuperare, insomma, il classico voto di scambio.